Se da una parte la nostra testa, guardando una statua, ha come preconcetto un'idea di bellezza, di purezza, di candore, di perfezione, dall'altra parte, pensando al tatuaggio, ha esattamente la sensazione opposta. Unire questi due mondi insieme significa creare una tensione, ma questa tensione diviene curiosamente un tutt'uno, per cui le opere generano energia anziché generare contrasto. E questo è un po' il segreto di queste sculture tatuate. Dal David tatuato alla Maximano di Costantino in Duomo, così l'arte contemporanea provoca ed invade la città di Arezzo. È stata infatti inaugurata la personale di Fabio Vitale Aurum, organizzata dalla Fondazione Guido di Arezzo con il Comune, in collaborazione con l'associazione culturale Le Nuove Stanze. Buona mostra di Fabio Vitale a tutti, dai, forza! Ogni scultura ha su di sé e la trattiene come se fosse una batteria l'energia di chi l'ha fatta e poi col tempo prende l'energia delle persone che la guardano, che l'ammirano e divengono come una sorta di sole, no? Di luce. Un percorso espositivo, provocatorio e suggestivo che si snoda in diverse sedi e spazi sia museali che cittadini, dalla Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea alla Fortezza Medicea, dalla Sala Sant'Ignazio al Sagrato del Duomo, passando poi per le piazze San Francesco e San Domenico. Su questa mostra ci lavoriamo da tanti mesi, lui è venuto spesso in città, quindi ha fatto una mostra proprio costruita sulla città, che una mostra può essere, come dire, itinerante presa da altre città e riadattata. In questo caso c'è stato un lavoro importante fatto apposta per la città. Abbiamo percepito che Viale ci credeva molto nella nostra città. Tra l'altro, appunto, il titolo Aurum è proprio una dedica particolare ad Arezzo, no? Questo filo dell'arte preziosa, della manifattura che in qualche maniera va a intrecciarsi con il suo lavoro e con il marmo. 40 le sculture in esposizione, in ognuna inserito quasi segretamente un grammo d'oro. Una scultura incredibilmente elegante. Lui si affaccia al mondo classico e lo modifica in senso quotidiano, quindi rende possibile la visione, la fruizione e la bellezza anche di capolavori che normalmente, sì, sono noti a tutti, ma in realtà devi andare al di là del mondo per poterli vedere. E qui invece sono riuniti in un modo veramente fantastico.